Chipotle. Ciao a tutti, Squali e Pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Pixelmon. Sono in compagnia del nostro super amico Emanuele 98. Ciao a tutti, ragazzi, è un po' mongoloide Emanuele, però non ci fate caso, non ci fate caso. Comunque, se vi ricordate, nello scorso episodio, al di là del fatto che ora sto laggando, ma penso stia laggando il server, se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo fatto il Titanic. Ed è questa cosa qui. Let it go. Esatto. Che cazzo stai dicendo? Aspetta, ma quest'albero qua non va bene. No, che non va bene. No, non va niente bene. Niente bene. Comunque, ragazzi, che cosa faremo in questo episodio? Sneaky, ma digli che cosa facciamo in questo episodio. Allora, in questo episodio faremo. Spiegheremo un paio di cosette di questo cosetto server. Va bene, allora in effetti spiegheremo, ragazzi, tutti i warp del server. Guardami sul tetto. Devo guardare le tette? Ah, scusa, sì, sul tetto. E l'unica cosa, ragazzi, che non so dirvi se riusciremo in un unico video a spiegarveli tutti, perché ci sono un po' di cose da dire sulla maggior parte. Però se ci riusciamo, ben venga, insomma. Allora, cominciamo dal primo. Se voi fate slash warp, mi viene l'elenco di tutti i warp. Io comincerei proprio dal primo. Quindi comincia. No, comincia dal warp arena, brutto nabbo. Warp arena. Ok. Ok. Dove stai, Emma? Eccoti. Dove stai, Emma? Oh, Emma. Eccoti, qui. Emma. Oh, perché mi fai il lag? No, cioè, com'è? Come si dice? Oh, ragazzi, siamo in una mega Pokéball comunque qui. Non per dire. Allora, la figata di questo warp, sì, guardate un po'. Bravo. Challenge. Poke challenge. Accetta la sfida con Poke Accept e nega la sfida con Poke Deny. Ora, Emma, tu vai di là, alla tua sinistra, di là in fondo, dove sto indicando io. Io vado di qua. Entra in una porta e ci vediamo tra un po'. Dove cazzo vai? Non già sto di qua. Vabbè, io vado dall'altro lato. Entra in una porta, Troverai una porta. Dopo che giri l'angolo, trovi una porta. Di legno deve essere la porta. Non entrare nelle porte di ferro. Fare. Entraci. E poi aspetto che arrivo pure io. Let it go. Ma dentro la porta di legno sono quattro. Dun. No, vai avanti. Allora cerca un'altra porta. Let it go. C'è una scala di legno. No, ho usato il healer, quello buggato, quello che ci mette un anno e mezzo. No. Let it go. Ma che è una Pokémon per me? Ce l'hai fatta a trovare la porta? Secondo me è Emanuele un po'. Capito. E godè. Ma io sono buggato, cioè sto aspettando che mi ridà le Pokéball in mano. Sì, vabbè, ciao. Ecco, ti vedo. Allora, ora facciamo una cosa. Io faccio. Sono buggato. No. Fammi il TP. Arrivo. Perché sei finito là dentro? E dai, uno fa una cazzo di sfida, però non puoi. Ehi, fai slash warp arena, muoviti. Fregati. Poi dici che non ce la facciamo a fare. Vai, sfidiamo. Sì, ma io voglio fare la sfida figa, no. Fai slash warp arena. È figa, oh, stai là, fai finta di stare lì, ok? Allora, io faccio. Dentro, sì. Poke challenge. E poi. Che devo fare? No, però penso che devo fare slash poke challenge. Challenge. Emanuele 93. Challenge sent. Fai. Poke accept. Fai. Accetta. Fai. Ma che utili per te? Mamma mia, cioè, vabbè, non me ne frega un cazzo. Io provo a combattere. Te lascio. Allora, e io ti uso questo. Te lascio.
te la trasporto. Non penso, non penso sia molto, diciamo, no. Dai, ma cazzo. Non vale, non ho fatto neanche vai, una mossa. Te lo shot. Se attacco prima di te sei morto. Sì, certo. Pecca te. A clogged potion dust is scattered on the fluid a mini potion of the che cazzo bucket. Stai dicendo? Che significa? Non lo so. Potion power. The user is scattering a big cloud of sleep including dust and fog. Oh, sto aspettando te. E che cazzo è? Otto dog sto volo? Otto. Ah, minchia, non me l'hai one shottato. Madonna mia. Ho perso. Va bene, comunque vi abbiamo fatto vedere come funziona il Warp Arena. È molto figo come cosa. Poi fai Warp Bazaar, ma Warp Bazaar. Alla Kabazaar. Benvenuto al gigante. Ehi, Warp Bazaar, eccoti. Come ci fai a fare a stare lì? In pratica, in questo warp che succede? Se leggete qui, vi spiega che voi potete mettere in vendita dei Pokémon. Il massimo numero di Pokémon che potete mettere in vendita per ognuno di voi è 4. Come si fa? Bisogna contattare un admin che vi darà un libro. Sul libro voi potrete inserire le informazioni del Pokémon che vendete con il prezzo a cui lo volete vendere. Di solito chiedono la natura, quindi naughty, lonely, careful, eccetera eccetera. Il tipo, quindi se è ordinary, se è più grande, se è più piccolo, se è una merda, eccetera. E poi se ci sono gli EVS e ovviamente il prezzo a cui li vendete. Ovviamente andando qui potete anche comprare i Pokémon degli altri. Per esempio c'è questo Crobat Shiny che costa 70.000, col cazzo che gli darò. E questo c'è questo Arbok Shiny che costa 40.000, 45.000 col cazzo che gli darò. Però 45.000. Io quanto c'ho? Io c'ho 3.000. Oh, uno starter. Dove? Uno starter. Ma sei un culo rotto. È il livello 47, aspetta un attimo. Ma qual è lo starter? Quale sarebbe lo starter? Empoleon non è uno starter, Ema. Ma che cazzo dici? Non è uno starter. È la terza evoluzione. Ma che dici? L'Elite Go. Ma che dici? L'Elite Go. Vabbè, ragazzi, io aspetto che Ema finisce di sconfiggere sta merdina. E ci vediamo tra poco. Guarda come... Ok ragazzi, continuiamo il nostro tour degli warp. Ora abbiamo digitato slash warp crafting. Indovinate un po' cosa potremo mai trovare in questo warp? Tutti i possibili crafting del server. Quindi partiamo da una caramella rara, il PC, lo leggo in alto. Ma che è una guaritrice? La caramella rara si fa con della glowstone, una mela d'oro e penso zucchero. E quindi tutta una serie di cose interessanti, i macchinari, le pokeball, come si fa la vasca della macchina dei fossili, come si fa il monitor della macchina per fossili. Certo, la parte superiore per la macchina dei fossili. L'unico problema, ragazzi, è che qui, cioè, per fare questo crafting qui, ad esempio, chiedono questi pezzettini qui. Ma che cazzo sono? Penso che sia l'alluminio schiacciato, però non lo so. Ma io non ci credo. Aspettatemi 30 giorni. Ragazzi, ha dovuto sloggare Emanuele perché si era buggato il Pokémon, quindi ora sta ancora aspettando. Come si fanno le scarpe da corsa, come si fanno tutte le Pokéball, insomma ragazzi, qui c'è veramente, veramente tutto. Addirittura ci sono degli oggetti, l'annaffiatore, ci sta l'oggetto, vabbè il martello, ci sta il detector, che non so che cosa serve, quindi penso che lo proveremo più in là. Come si crafta la pozione addirittura, cioè... C'è un po' di tutto, quindi vi consiglio di venire in questo warp quando ne avete bisogno. Poi andiamo al warp. Al warp donatori, se non siete donatori non vi fa accedere. Il warp cana lo vediamo dopo. Andiamo al warp libero. Il warp libero lo dovreste già conoscere. Il warp libero è questo qui. E in pratica è quello libero, dove abbiamo costruito la nostra casa, eccetera eccetera. Quindi sarebbe, diciamo, la home, lo spawn. Non proprio lo spawn, perché se fate slash spawn andate in un'altra parte che vi fa scegliere per l'appunto se venire nel warp libero o nel warp di Kana, che sarebbe la storia.
Se fate warp wield, lo stesso vi fa tornare qui, quindi praticamente i due warp sono chiamati in modo diverso, ma sono identici, a meno che non li cambieranno, non faranno qualcosa di nuovo. Dove devo venire? Io sono warp wield per il momento. Poi, anzi, ma vieni a warp, a warp mondo distorto. Ovviamente lo potete notare da subito dalla scritta di benvenuto, questo è un warp divertente. Cioè, quando non c'avete un cazzo da fare, vi mettete qui e fate il parkour. Porco zio lurido schifoso, io sono riuscito ad arrivare fino al terzo. No, al terzo, un po' di più. Ora, vediamo dove... Vediamo dove arrivo. Buona papà. Basta, mi sono già nervosito. Cambiamo warp. Vabbè, questo warp non ha molta utilità se non questa. Se fate warp nature, vi ricordate che noi all'inizio ve l'avevamo fatto vedere e non capivamo che significavano queste cose qui? Io ora l'ho capite. Ma ho capito cosa significano tutte queste nature, queste cose qui. Praticamente. Bravo, parkourizzati. Praticamente. Ogni cartello vi dice la natura, per ogni natura vi spiega il termine italiano, il termine inglese e cosa dà in più come statistiche e cosa dà in meno come statistiche. Vi faccio un esempio. Se prendiamo la natura mite, anzi no, prendiamo un Pokémon che ho, questo qua, Snivy, che ha la natura, se andiamo su Stazza, la natura Relaxed. Andiamo a cercare la natura Relaxed. Vediamo. Relaxed, ci pensate, non c'è. Relaxed, più difesa, meno velocità. Ora, se noi andiamo a prendere stats, non a caso, vedete, difesa in verde, velocità, speed, in rosso. Significa che la difesa è più alta del normale e la velocità è più bassa del normale. Quindi, in pratica, le nature servono proprio a questo. Cioè, vi danno dei potenziamenti per il Pokémon. Le nature sono abbinate ai vari Pokémon quando li catturate, quindi non si possono cambiare. E sono random, quindi dovete essere fortunati per trovare la natura del Pokémon che ne so, che volete proprio in assoluto. Prossimo video ci facciamo il Pokémon. Prossimo video ci facciamo il parkour. Non ho capito. Nel prossimo video ci facciamo il parkour. No, nel prossimo video faremo una cosa molto più figa. Vi faccio vedere ora il warp Pokéball. Ragazzi, questo warp è inutile. Cioè, vedete, non c'è niente. E addirittura se andate di qua vi renderete conto. No, vi renderete conto che vi... Un Charizard selvatico. No, bugie di un player. Vi renderete conto che vi porta al warp bazar, quindi il warp Pokéball è inutile. Vediamo che altri warp ci sono. Warp shop lo conosciamo, warp tutorial anche, warp wide ve l'ho detto. Se fate warp spawn, era quello che vi dicevo prima, lo faccio vedere giusto per completezza, vi porta qui proprio lo spawn del server e vi fa scegliere se andare nella mappa di Kana o nel warp libero. Io ora mi rimane, cioè io ora non si può sentire. Ora mi rimane da farvi vedere solo l'ultimo warp, il warp Kana, che ho lasciato per ultimo perché secondo me è il più figo. Quindi andiamo nel warp Kana. Ema, vieni anche tu. Come devo fare? Slash warp. Slash warp Kana. K-A-N-A-H. Allora di qua il pulsante non funziona, quindi lo facciamo a mano. Kana. Perfetto. Allora qui ci siamo già stati. Penso che vi ricordiate. Esatto. Ora l'hanno aperto. Ragazzi, questa è la storia dei Pokémon. Cioè noi partiamo da Collevento. Oh, Bauscia. Bauscia. Vieni con me, vieni con me, Ema, vieni con me, vieni con me. Parco Zefiro. Vieni con me, stai zitto, vieni con me. Mamma mia, ma vieni con me. Mamma mia. Ah, vedi, parlano ora le i tizi? Mi si è buggato il gioco di nuovo. Ah, qua si può curare. Cambiamo, ma mi dai tutti i mi dai tutti per lasciarmi. No. Dai, tipo Charizard. No. Lo Charizard. In pratica venite qui, cioè con l'evento sarebbe il piccolo paesino di merda. Ma non ci parlo con la bici, però, che schifo. È vero. Però possiamo farci le scarpe super veloci. Qua vedete, vi dice combatti le palestre e diventa campione. Ci sono 3, 6, 8, 8 medaglie. E qui è come il gioco dei Pokémon, ragazzi. Vedete, ci stanno gli allenatori in giro, Marco Pigliamosche, ci sta il giro del selvatico. Cos'è che vedi? Ma no. Geodude.
Facciamo un'altra volta. Sì, però non in questo video. Quindi io direi... Sì, ragazzi, cioè, ci stanno i Pokémon ad area. Da quello che ho capito sono ad area. Si può andare nell'erba. No, non si può andare nell'erba. Bugia. Però si trovano, diciamo, qui nel mezzo. Sì, infatti qua è tutto bloccato. Mi si è buggato lo Snivy, ma va bene. Snivy e Zambattle. No, no, non capisco perché. Perché Zambattle o lo Snivy? Ma mi sto a furia voi. Io direi, Ema, che non ti seguo perché vorrei lasciare un po' di sorpresa per il prossimo video, dove penso che inizieremo la storia e ci divertiremo merito, tanto anche di qua. Merito, ti facciamo tutti i posti come su Pokémon MMO. Bravissimo. Tutti gli allenatori. Vabbè. Sì, ok. Ma perché Snivy in battle? Chi ti ha detto? Vabbè, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Se vi è piaciuto il video, ecco, un PG mi ha attaccato. Se vi è piaciuto il video, commentate, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici. E ci vediamo su tutti i social network che già conoscete, che stanno tutti in descrizione, e su TS appena lo avremo. Non è vero, non è vero. Ciao, qua la pinna. Qua la pinna.